convinto che questa volta sarebbe andato tutto per il meglio. Fottutissimi sbirri. Sono come i batteri. Si infilano dappertutto. Fanculo. Vuoi una sigaretta? Ho smesso. Va bene. Perché ne hai una? Ok. Ok. Ricostruiamo i fatti. Va bene. Ecco. Siamo sul posto. Sì. Tutto sempre tranquillo. All'improvviso scatta l'allarme. Esatto. Io alzo la testa e vedo un mucchio di sbirri. È così perché strizzo gli occhi e loro sono ancora lì con un sacco di pepe al culo. Poi Mr. Blunt comincia a sparare all'impazzata. No, ascolta, questo non è esatto. Che c'è di sbagliato? Gli sbirri non sono saltati fuori quando è scattato l'allarme, sono saltati fuori quando Mr. Blunt ha cominciato a sparare. No, io ho visto gli sbirri quando è suonato l'allarme. No, ascolta, non è andata così. Non dico che non ci fossero, dico che c'erano, ma non si sono mossi fino a quando Mr. Blunt non ha cominciato a sparare su tutti. Andiamo, Mr. White! E basta con questa cazzata, no, del Mr. White! Non dirmi il tuo nome, non lo voglio sapere, è il mio, porca puttana, non te lo dico! Vic Vega, alias Mr. Blonde, esperto di armi da guerra, vecchio amico di Eddie e Joe. Mr. Pink, esperto di esplosivi, un vero professionista. Dicono di me che sono un pusillanime. Mi metto a pisciare tranquillamente mentre quelli stronzeggiano a proposito di un colpo che avevano appena sventato. E poi accendo anche l'asciugatore, sì. Avete presente quegli asciugatori, quelli che fanno un sacco di confusione, che sembrano tipo asciugacapelli? E il cane? È il cane che continua a abbaiare. E loro stai zitto! E quello sta zitto. Mr. White, veterano del gruppo, il più esperto. Sono Eddie Bello, figlio del boss, ideatore del colpo. Joe Cabot, il capo. Avete presente i Fantastici 4? Beh, dicono che assomiglio fottutamente alla cosa. Hanhart Boiled Story. Il titolo è sbagliato, ma voi che cazzo ve ne frega?